Sloboczyski significa stuzzicadenti ed è una di quelle parole che imparano i bambini a tavola con l'illusione di saper parlare il russo. O almeno così accadeva nella famiglia di Nicola Sordo, perché Sloboczyski è anche il titolo dell'originale mostra inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Trentini, che ricompone la straordinaria storia della sua famiglia tra l'Italia e San Pietroburgo alla fine dell'Ottocento, sullo sfondo delle avventurose vicende dei Cromeri Tesini. Durante l'allestimento del museo per via, che racconta la storia degli ambulanti tesini andati in tutto il mondo dal 600 in poi, in famiglia mi mandano a prendere una foto in soffitta. Io trovo la foto, ma trovo anche una scatola piena di documenti, oggetti e altre immagini. Porto in cucina questa scatola e inizia un'avventura. Come succede a molti di noi, mi nasce l'esigenza di cercare nel passato notizie su queste origini russe, quindi compio dei viaggi di ricerca, durante i quali, con qualche indirizzo, qualche fotografia e l'utilizzo semplicemente di Google e l'aiuto di una traduttrice, faccio delle scoperte per me incredibili. Percorrere gli scenografici pannelli di Sloboczyski è un po' come entrare dentro la storia e avvicinarsi ai protagonisti dell'emigrazione trentina. C'è Carlo, personaggio eclettico partito 20 anni dall'Italia per la Russia, artista, architetto, artigiano del marmo e impresario teatrale. C'è la figlia Virginia, rimasta vedova presto con 2 figlie, che con estrema cura e amorevolezza custodisce quelle foto, quei documenti e quelle lettere che permetteranno di svelare questa storia. C'è poi l'incredibile impresa di Angelo che da solo, a soli 12 anni, parte da Pieve Tesino per la Russia, con un po' di pane secco e un indirizzo cucito nella giacca. Diventerà proprietario del negozio daziaro e poi console di Leningrado. In questa mostra raccontiamo sia la parte storica, il contesto storico nel quale si inserisce questa storia familiare, sia la storia familiare e poi questi viaggi di scoperta. Ci sono quindi personaggi, episodi e luoghi molto significativi. In questa mostra li troviamo tutti. Il personaggio che conoscevo meno e che mi ha stupito di più è il mio trisavolo Carlo Guidi, perché è partito 20 anni da Roma, è andato a fare l'artigiano del marmo e del granito a San Pietroburgo e ha fatto una carriera incredibile. Poi si è dedicato all'opera e ha organizzato concerti importanti. Quando penso a una vita incredibile, penso alla sua. Virginia, Nicolai, Angelo, Tatiana, Olga, Carlo sono solo alcuni dei protagonisti della straordinaria avventura svelata dalla mostra e che oggi ci sembra un po' tutti di conoscere, perché, questo è il messaggio della rassegna, ciascuno di noi ha la sua memoria e le sue storie da coltivare, scoprire e recuperare. E perché, racconta Nicola Sordo, se ti metti in ascolto, la storia ti viene a cercare. Io ho sempre avuto la tendenza di guardare più indietro che avanti, forse anche può diventare un problema, ma nel passato ognuno di noi può trovare, secondo me, cose straordinarie nelle vite dei personaggi, nelle vicende. Troviamo un sacco di lezioni utili per oggi. Queste vite a me sembrano straordinarie, le imprese che hanno fatto i fratelli Daziaro, i Tesini che sono partiti, Angelo Frattini che è uno dei protagonisti di questa mostra, sono incredibili. Per me quindi questa narrazione, la narrazione di questa mostra è stata un'esperienza molto bella ed è quello che io posso fare per onorare anche la vita di queste persone. Per quanto riguarda la Russia invece ho una gran voglia di tornare a San Pietroburgo, che è una città meravigliosa. Io non pensavo, ma i russi, la cultura russa, l'accoglienza, l'ospitalità, veramente ogni persona che abbiamo incontrato e a cui abbiamo chiesto aiuto o indicazioni
Per me è stato un incontro che ricordo, anche quelli più semplici, per strada. Quindi una bellissima esperienza umana da questo punto di vista. All'inaugurazione è intervenuta anche Elvira D'Alessandro, moglie di Stefano Gaudenzi, ultimo di Daziaro, recentemente scomparso, che ha invitato ad innamorarsi della storia dei Tesini, che hanno realizzato tanto partendo dal nulla. Promossa dalla Presidenza del Consiglio Provinciale di Trento, a cura di Nicola Sordo, con il coordinamento di Marta Marchi, la mostra è visitabile a Palazzo Trentini in via Manci 27 a Trento fino al 9 settembre prossimo. L'originale progetto grafico è stato realizzato con la preziosa collaborazione dei ragazzi delle arti grafiche Artigianelli di Trento. Forse dopo tutta questa immersione nel passato e questi esempi importanti c'è l'esigenza di provare a fare qualcosa, non dico di straordinario, ma di importante, quindi lavorare sul presente e sul futuro nostro, ecco. Le storie del passato servono a noi per fare qualcosa di buono oggi.